da settimane sembra che sia scesa la sera. Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade e città. Si sono impadronite delle nostre vie, riempiendo tutto di un silenzio assordante e di un vuoto desolante, che paralizza ogni cosa al suo passaggio. Si sente nell'aria, si avverte nei gesti, lo dicono gli sguardi. Ci siamo trovati impauriti e smarriti. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari. Tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca ci siamo tutti. La tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle false e superflue sicurezze in cui abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le nostre abitudini e priorità. Ci dimostra come abbiamo lasciato addormentato e abbandonato ciò che alimenta, sostiene e dà forza alla nostra vita e alla nostra comunità. Con la tempesta è caduto il trucco di quegli stereotipi con cui mascheravamo i nostri ego, sempre preoccupati della propria immagine. Ed è rimasta scoperta ancora una volta quella benedetta appartenenza comune alla quale non possiamo sostrarci, l'appartenenza come fratelli. Non siamo autosufficienti da soli. Da soli affondiamo. Abbiamo bisogno del Signore come gli antichi naviganti delle stelle. Invitiamo Gesù nelle barche delle nostre vite. Consegniamogli le nostre paure perché Lui le vinca. Come i discepoli sperimenteremo che con Lui a bordo non si fa naufragio. Signore, benedici il mondo. Dona saluti ai corpi e conforto ai cuori. Ci chiedi di non avere paura, ma la nostra fede è debole, Signore, e siamo timorosi. Però Tu, Signore, non lasciarsi in balia della tempesta. Ripeti ancora, voi non avete paura, e noi insieme a Pietro gettiamo in Te ogni preoccupazione, perché sappiamo che Tu hai cura di noi. Dalle malattie, dalle epidemie e dalla paura del fratello, salvaci, o Signore. Dalla follia devastatrice, dagli interessi spietati e dalla violenza, salvaci, o Signore. Dagli inganni, dalla cattiva informazione e dalla manipolazione delle coscienze, salvaci, o Signore. Guarda la tua Chiesa che attraversa il deserto. Consolaci, o Signore. Guarda l'umanità, atterrita dalla paura e dall'angoscia. Consolaci, o Signore. Guarda gli ammalati e i moribondi, oppressi dalla solitudine. Consolaci, o Signore. Guarda i medici e gli operatori sanitari, stremati dalla fatica. Consolaci, o Signore.